qua in compagnia con Carlo Capirossi, che ha interpretato Edoardo Bosio nel film Da dove tutto ebbe inizio. Sei appena uscito dal cimitero dove hai finalmente visitato la tomba di Edoardo, quello che hai interpretato in questo film. Dimmi un po' che emozioni, che cosa ti senti di dire? Sicuramente quello che mi sento di dire è che di fronte alla lapide di un personaggio tanto importante dal punto di vista storico e anche dal punto di vista, tra virgolette, sentimentale per lo sviluppo del calcio italiano e torinese in particolare, quello che mi sento veramente di dire è che si sente in questi luoghi la storia, si ha l'impressione veramente di essere a contatto con un fenomeno storico di importanza veramente rilevante, che tuttavia non è stato tenuto nel debito conto che gli sarebbe spettato. Sono stato veramente orgoglioso di poter interpretare questo personaggio, che io devo ammettere all'inizio non conoscevo molto bene, se non per vaghe informazioni trovate magari su internet o su Wikipedia, e questo ruolo mi ha dato la possibilità di conoscere non solo il personaggio, di approfondire la sua personalità, il suo reale apporto dato al movimento calcistico italiano, ma anche mi ha dato la possibilità di sia entrare in contatto con un nuovo mondo come quello appunto del cinema anche amatoriale, esperienza che mi ha fatto crescere, che mi ha dato veramente nuovi strumenti, ma anche appunto la possibilità di conoscere tutto il movimento che è cresciuto attorno a questo personaggio. Movimento che secondo me è stato ampiamente sottovalutato, soprattutto considerando che siamo in Italia, che il calcio è da sempre lo sport nazionale, uno sport che suscita tante passioni anche nei suoi momenti più bui, anche nei suoi momenti meno interessanti, più tristi per il nostro movimento, stranamente non si conosce veramente appieno quali sono state le origini di questo movimento. Ci si ferma alle grandi squadre in vari decenni nel corso del Novecento, ci si ferma al grande Torino, al massimo alla grande Juventus degli anni 30, ma non si è mai andato più a fondo e non si è mai conosciuto cos'è veramente successo prima. Ok, tu pensi che io adesso ho fatto una richiesta per una targa sia ad Edoardo Bosio, ma anche a Savage, al Duca degli Abruzzi e ad Herbert Kipling. Secondo te tu pensi che loro siano stati veramente così interessanti in tutta la nascita del nostro calcio nazionale? Secondo me sì, perché appunto Bosio ovviamente ha rivestito un ruolo di protagonista in tutto questo, ma quello che ha portato avanti Bosio, quello di cui Bosio si è fatto il principale promotore, non si sarebbe mai reso possibile senza l'apporto di tutti questi personaggi, di tutti questi amici e colleghi di Bosio, nell'ambito appunto non solo del calcio, ma anche di tutta l'imprenditoria che si è sviluppata intorno al calcio. E in particolare l'apporto di Kilpin è stato fondamentale, perché Kilpin è conosciuto soprattutto a Nottingham, che è la sua città inglese natale, e a Milano, dove ovviamente ha fondato il Milan, ma è stato fondamentale per tutto lo sviluppo del calcio italiano, sin a partire dalle sue prime esperienze torinesi con, per l'appunto, l'International. E senza dimenticare poi l'aiuto fornito anche da altri amici di vecchia data di Bosio, tra cui appunto Savage, Dobby, Beaton, che hanno tutti fornito il loro piccolo sostegno, il loro piccolo aiuto per rendere possibile, anche dal punto di vista materiale, anche dal punto di vista della fornitura dei materiali indispensabili per uno sviluppo serio di questo sport. Però non pensi che sia stato importantissimo anche l'avvento del Duca degli Abruzzi, Luigi Medeo, che riuscì a proprio a sponsorizzare le prime squadre, e anche a Tom Gordon Savage, che fu il capitano sia dell'International e poi diventò anche capitano della nuova Juventus? Certamente. Spesso appunto si sottovaluta il contributo che anche la monarchia torinese, savoiarda, ha fornito a questo nostro amatissimo sport.
Spesso appunto i monarchici vengono visti come, tra virgolette, una casta molto lontana dalle vicende, dalle passioni del popolo, tra i quali anche le passioni più elementari, più quotidiane, come sono appunto gli sport nazionali e in particolare il calcio. Ed è bene appunto ricordare anche l'importantissimo apporto fornito dalla casata reale. Ricordiamo anche in particolare Amedeo di Savoia è stato un personaggio interessantissimo perché non si è dedicato solo al calcio, ma anche a varie altre discipline sportive. Bene, e anche di Tom Gordon Savage, ribattezzato Jim per gli amici. Certamente è stato uno dei compagni di avventura di Bosio, è stato tra i primi ad arrivare a Torino insieme a Bosio per diffondere questo nuovo movimento. E sicuramente studiando più a fondo tutte queste personalità si scopre anche come nel calcio vi sia veramente insita una dimensione transnazionale, perché in realtà il calcio italiano deriva un po' dal calcio inglese e scopriamo che alla fine tantissime squadre di tantissime città italiane e non sono legate tra loro da radici che risalgono veramente molto addietro nei decenni, addirittura all'Ottocento. E questo è molto importante perché spesso quando noi seguiamo il calcio, quando noi tifiamo la nostra squadra del cuore, pensiamo che la nostra squadra del cuore magari sia nata così come un fungo in un determinato anno e che abbia contro tutto il mondo, e ogni volta che gioca contro una squadra siano due mondi completamente diversi che vengono a contatto. Invece no, se noi studiamo meglio la storia, in particolare la storia del calcio, la storia dello sport, vediamo che tante città, anche di paesi diversi, hanno avuto modo nel corso dei decenni di venire sempre più a contatto tra loro e di collaborare anche per la nascita di movimenti sempre nuovi e di correnti sempre più all'avanguardia, sempre più innovative nell'ambito di determinate discipline sportive. Benissimo, e quindi alla fine di questa tua esperienza com'è stato lavorare con me, Victor Vegan? Beh, è sicuramente stata un'esperienza molto formativa, perché devo dire che a me il mondo del cinema, del teatro, della recitazione ha sempre affascinato. Devo ammettere che non ho mai avuto anche il coraggio, per mia timidezza, di avvicinarmi ad esso. Ecco, Victor Vegan veramente mi ha dato la possibilità di sperimentare tutto questo, di avvicinarmi a questo, e ovviamente mi ha aiutato molto, non solo dal punto di vista della crescita come attore, ma anche proprio dal punto di vista della crescita personale, perché ovviamente collaborare anche quotidianamente con persone che non si conoscono, ma che hanno magari una passione in comune con te, e imparare a interagire con loro anche attraverso un linguaggio alternativo a quello parlato, come il linguaggio della recitazione, il linguaggio della mimica, la necessità di essere perfettamente complementari nel modo di comunicare. Beh, questo credo che sia un'esperienza importantissima che potrebbe giovare davvero a chiunque, e io la consiglio vivamente. Grazie.